Bene, benvenuti a tutti a questo webinar Exclusive Networks sulla Cyber Security. Io sono Elena Semplici e oggi ho il piacere di ospitare gli esperti di Tenable. Benvenuti. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo Massimo Ali, Country Territory Manager dell'Italia, Tenable Italia, Paolo Florian, Senior Sales Engineer, e poi collegato Jacopo Campobasso, Sales Engineer. E completerà il panel dei nostri relatori il collega Giuseppe Troccoli, che è il System Engineer di Exclusive Networks dedicato a Tenable. Partiamo subito con una domanda. Conoscete il rischio legato alla vostra superficie di attacco? Bene, andiamo ad esplorare le possibili risposte a questa domanda, parlando di alcuni punti fondamentali. Innanzitutto vediamo come gestire l'esposizione attraverso la moderna superficie di attacco. Poi come rilevare e prevenire continuamente gli attacchi ad Active Directory. Questo è un punto fondamentale perché sapete che Active Directory sono diffusissime in tutte le aziende. E poi come evolvere la strategia di sicurezza verso il cloud, visto che ormai ci stiamo spostando tutti verso applicazioni e ambienti cloud. E poi daremo anche un'occhiata e parleremo anche delle situazioni nell'ambito industria, quindi come rendere più sicuri le operazioni industriali e le infrastrutture critiche. E infine vi racconteremo come Tenable e Exclusive Networks collaborano sul mercato e quali sono i possibili scenari di integrazione fra Tenable e altre soluzioni che ne distribuiamo. Naturalmente alla fine ci sarà una sessione di domande e risposte, quindi vi invito sin da ora a scrivere le vostre domande nel pannello dedicato alle domande e poi alla fine avrò cura di leggerle e vi daremo le risposte tutti insieme. A questo punto direi che passo la parola a Massimo Ali. Grazie, Benvenuto e buongiorno. gentilissima. Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno a tutti. Massimo Ali, Tenable Italia. Per chi già mi conosce ed è presente oggi al webinar, sa che comincio sempre con un grazie. Grazie perché state dedicando il vostro tempo oggi ad Exclusive Network e a Tenable in questo webinar dove l'obiettivo è proprio raccontarvi la genesi, la nostra storia, da dove arriviamo, la strategia ed entreremo nel merito delle tecnologie del prodotto. Avremo modo di disquisire anche attraverso delle domande, come citava prima Elena, quello che è un obiettivo di capire e di comprendere come insieme possiamo lavorare sul mercato. Beh, fin dall'inizio lasciatemi dire che il compito di Tenable, oltre 20 anni fa, è stato quello di aiutare le aziende nel prevenire quelli che erano gli attacchi, attraverso una dinamica ed una logica di vulnerability assessment. Siamo nati con Nessus, la piattaforma di vulnerability assessment più divulgata e presente nel mercato e di successo. Beh, Nessus è una piattaforma che dà visibilità in un momento rispetto ad una fotografia e quindi è in grado di rispondere efficacemente a quelli che sono i bisogni di visibilità delle vulnerabilità. Però, come noi sappiamo, le vulnerabilità sono cresciute negli anni perché la tecnologia è cresciuta negli anni. Tenete conto che una statistica che ho recentemente letto ha dichiarato che nel 2030 avremo qualcosa come circa 50 miliardi di device presenti nel mondo. Un numero impressionante. E questo perché? Perché la tecnologia è un abilitatore della qualità della vita, se penso a questo strumento, il mio smartphone, o che mi permette di fatto di lavorare tutti i giorni, ovunque sono, in una modalità estremamente efficace, ma ancora di più, la produttività. Ed è questo è stato successo alla tecnologia, mentre intrinsecamente la tecnologia si porta delle vulnerabilità dietro di sé, ovunque se siano. Ed è il motivo per cui Tenable negli anni è cambiata, ed è cambiata molto. Abbiamo fatto un percorso, passando da una logica di vulnerability assessment ad una dinamica di vulnerability management, cloud, on-premise, con una capacità di riuscire a definire e a dare una priorità sulle vulnerabilità che intervenivano sul mercato e dove gli attaccanti agivano, avendo la capacità di identificare quelle che erano di interesse da parte degli attaccanti. E continuiamo in questa direzione sulle nostre soluzioni. Poi ci siamo resi conto che, insomma, il mercato, nella sua evoluzione sempre di più si è connesso. E come vi citavo prima, una vulnerabilità comunque sia. Allora abbiamo deciso di fare degli investimenti nell'ambito dell'operational technologies, nell'ambito dell'Active Directory, nella cloud security, attack path, quindi analizzare e simulare quelli che sono i movimenti laterali, ed infine
gli oggetti esposti della nostra azienda attraverso Attrezza Face Management. E tutto questo abbiamo deciso di farlo semplicemente perché abbiamo guardato e stiamo guardando la nuova e moderna superficie di attacco. Con l'avvento del Covid nell'ultimo periodo ci sono stati tanti cambiamenti nella nostra vita, nella vita di ognuno di noi. E uno di quelli più evidenti è stato il nuovo approccio al metodo di lavoro. Oggi gli smart worker sono circa il 75% delle persone all'interno che lavorano all'interno dell'azienda. E si lavorano in modalità ibrida. Lavorano da casa, da remoto ovunque si siano, dall'ufficio. Ma non solo. Il cambiamento è avvenuto anche nel mondo del cloud, perché sempre nell'ultimo periodo c'è stata una richiesta sempre più importante rispetto ai servizi in cloud. Sto pensando agli attori principali, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform, che erogano servizi. Il concetto di Cyber Security Mesh, di cui si sente molto parlare, che non è altro che interconnessione con sistemi diversi, con dinamiche diverse, con catene digitali, public cloud, private cloud. Beh, tutto questo è un'opportunità in termini di business, ma al contempo è un'esposizione del nostro rischio rispetto alla nuova e moderna superficie di attacco. E come noi lo sappiamo, lo sanno anche gli attaccanti, i quali sono in grado di sviluppare, lavorare ed agire sfruttando quelli che sono le problematiche tipiche delle aziende, essi siano nel mondo dell'infrastruttura, nel mondo del cloud, nel mondo dei servizi erogati o nel mondo dell'industria. E quali sono questi problemi? I problemi che credo che ognuno di voi affronti o si sia sentito dire in un confronto con il proprio cliente. La visibilità rispetto ad una superficie di attacco che si espande. Se non ci sono gli strumenti adeguati, difficilmente siamo in grado di capire dove sono i problemi. Ancora di più, lavorare oggi a silos, cioè avere strumenti di cyber security magari estremamente efficaci ma verticali che non comunicano con terze parti. E tutto questo genera una mole di lavoro che deve avere un impatto ulteriore rispetto a quelle che sono le limitazioni delle risorse delle persone che sono sempre non meno all'interno dell'azienda, ma sempre più oberate dal lavoro, dall'aumento ovviamente del carico di lavoro rispetto a un mondo importante che è il mettere in sicurezza la propria azienda. E queste persone non sono neanche in grado di rispondere ad una domanda chiave. Quanto sicuri siamo? Quanto a rischio siamo nel momento in cui non si ha una comprensione di quelle che sono le metriche rispetto alla quale agiamo? Se non ci sono strumenti che sono in grado di determinare qual è il mio stato di sicurezza di 6 mesi fa rispetto a oggi, non sono in grado di rispondere ad una domanda. E conseguentemente diventa difficile anche la comunicazione rispetto a chi mi chiede un'evolutiva dei miei processi. Beh, tutti questi problemi che noi vediamo tra la non visibilità, la difficoltà e la capacità di poter rispondere a delle esigenze sono temi che vengono sfruttati in modo estremamente efficace da parte degli attaccanti, i quali oggi sono in grado di comprendere quali sono le dinamiche per creare degli attacchi estremamente sofisticati, dei ransomware, che sfruttano più vulnerabilità agendo all'interno di una direzione per poi spostarsi economicamente all'interno di un'altra realtà. Sto pensando al mondo dell'information technologies dell'infrastruttura rispetto al mondo dell'operational technologies dell'industria. E immaginatevi un attacco come quello che è stato il WannaCry, che si è inserito all'interno delle aziende, e immaginiamoci l'ultimo caso di lapsus nella parte dei identity, conseguentemente nella parte legata al mondo del business. Beh, sono tutte tematiche che evidentemente permettono agli attaccanti oggi di agire. Ma allora rispetto a questi attacchi che cosa si può fare? Beh, il primo passo è passare da un concetto di riflessione rispetto alla gestione dell'esposizione da un punto di vista di dato tecnico ad una dinamica di business legata all'azienda, comprendendo quelle che sono le vulnerabilità che sono in aree diverse, ma che possono essere gestite attraverso una visibilità in grado di preventivare delle azioni, comunicarle in modo efficace ad ogni livello della nostra organizzazione. E questo deve essere fatto, come citavo prima, all'interno di quelli che sono ambienti diversi dal mondo dell'infrastruttura dell'on-premise, esso sia gestito via cloud o infrastruttura vera e propria, nella gestione dell'esposizione degli oggetti e degli attacchi, in quello che sono le mie applicazioni web, public cloud, quindi servizi che vengono erogati da parte dell'azienda,
il mondo dell'industria e non ultimo l'identità, il mondo dell'architetto su quello si dice. Ed ecco che se noi riusciamo oggi, ed è questa la strategia di Tenable, a dare visibilità rispetto alle vulnerabilità ovunque si siano e passare da un concetto di vulnerabilità a gestione dell'esposizione del rischio, siamo in grado innanzitutto di aiutare i nostri clienti attraverso i nostri partner a contestualizzare il bisogno. E quindi siamo in grado di aiutarvi nel prendere delle migliori decisioni su dove mettere mano rispetto ad un ambiente più a rischio o meno a rischio. Agendo in modo proattivo, quindi prevenendo quelli che sono tipicamente alcune aree d'attacchi, perché la nostra finestra si riduce, siamo in grado di aiutarvi nel permettervi di ridurre la finestra e quindi un possibile attacco. E attraverso una corretta comunicazione di strumenti che sono in grado ad agire, permettere una miglior comunicazione e quindi ottenere anche dei risultati in termini di comunicazione con il board dell'azienda, che certamente all'interno dei clienti avrà posto la domanda ad un CIS Security Officer, ad un Chief Technology Officer o ad un CIO, quanto sicuri siamo, quanto rischio siamo. Beh, con gli strumenti adeguati si può rispondere in modo efficace a quella domanda. Ecco, Tenable ha lavorato in questa direzione nell'ultimo periodo proprio per dare ed estendere visibilità di informazione, prioritizzazione e comunicazione dei rischi, permettendo così una dinamica che non è più quella della risposta puntuale attraverso un CVE di quello di vulnerabilità, di una vulnerabilità, ma rispetto a quella che è la gestione dell'esposizione dei rischi. Ancora di più, se tutto questo lo vediamo in soluzioni che sono integrate e parlano tra di loro, immaginatevi tutto questo all'interno di una soluzione che è in grado di prevenire gli attacchi in un'unica proposizione, in un unico portfolio, attraverso un'unica tecnologia, Tenable One, di cui i colleghi vi parleranno a breve. E tutto questo, giusto per arrivare alle slide relative a Tenable, dobbiamo dire grazie innanzitutto alla nostra ricerca e sviluppo, la quale copre circa il 48% della forza persone presenti e dipendenti all'interno dell'azienda Tenable, dalla quale investiamo le nostre risorse, le nostre revenue, in un circolo virtuoso, che è quello di offrire ai nostri clienti delle soluzioni che rispondono ai loro bisogni, continuare ad investire su queste soluzioni, avere un ritorno di successo attraverso l'acquisizione della piattaforma Tenable e reinvestimento in quello che sono ricerca e sviluppo, ovvero creazione di nuove tecnologie, acquisizione di aziende, per rispondere al vostro bisogno di oggi e di domani. E tutto questo si evidenzia anche nella capacità che ha avuto Tenable nel rilasciare la piattaforma Tenable One, che è la piattaforma di gestione del rischio, che è uscita in concomitanza con quelle che sono le analisi che sono state fatte dai principali analisti di mercato, che hanno definito che oggi il processo, la richiesta, le informazioni che arrivano dai nostri clienti non sono più puntualmente l'analisi di una vulnerabilità rispetto ad un processo di sicurizzazione, ma l'analisi del rischio e la capacità di trasferire la visibilità del rischio all'interno della propria azienda per definire e dare priorità alle scelte di cyber security e sicurezza dell'azienda. E questo è un passo importante sulla quale Tenable ha da anni un riconoscimento come leader del mercato. Siamo punto di riferimento da IDC, Gartner, Forrester, Frost & Sullivan, i quali ci dichiarano essere punto di riferimento leader di mercato nell'ambito della gestione dell'esposizione di rischio e del vulnerability management. E tutto questo è Tenable con un fatto altrettanto importante. Il nostro DNA non è cambiato, non nasciamo da Nessus, piattaforma open source, quando è nata. Beh, le nostre API REST sono aperte, le integrazioni con le terze parti oggi sono un vanto di Tenable, abbiamo centinaia di integrazioni bidirezionali. Ne parleremo dopo insieme ai colleghi di Exclusive che vi porteranno un caso, un esempio estremamente efficace, ma è importante trasferirvi quanto la dinamica di collaborazione, coesione con terze parti, comunicazione nella cyber security diventa efficace. Io lascio dall'introduzione ai fatti con il collega Paolo Florian, che comincerà a descrivervi la piattaforma Tenable da un punto di vista tecnologico. A dopo. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Florian, sono Senior Sales Engineer Tenable Italia e vi racconterò le varie, insieme a Jacopo che mi farà la seconda parte, le varie soluzioni Tenable e come possono aiutare voi e i vostri clienti nell'avere visibilità
dei punti d'accesso, delle misconfigurazioni, delle vulnerabilità di quegli oggetti di quei punti che un attaccante può utilizzare per compromettere una rete. Partiamo dal Vulnerability Management, la parte, se volete, iniziale, cioè la parte di identificazione di misconfigurazioni o vulnerabilità nell'ambito IT. Come ha citato Massimo poc'anzi, Tenable ha una forte attenzione alla ricerca. Vi do giusto qualche dato molto importante. È l'azienda che ha il maggior coverage, di maggior copertura di vulnerabilità, di identificazione di vulnerabilità del mercato, oltre il 30% in più rispetto ai nostri competitor. Questo vi dà l'idea di quanto siamo capaci in realtà di identificare vulnerabilità. Lo facciamo con un numero di falsi positivi molto molto basso. Questo è assolutamente importante e critico, perché identificare vulnerabilità poi genera delle attività. Se questa identificazione non è efficace, capite anche voi che non si inizia a generare del fastidio in azienda, che crea di fatto malcontento su quel processo. In questo Tenable è molto molto attento, il numero di falsi positivi è estremamente basso ed è uno dei motivi di vanto di Tenable. Ulteriore elemento differenziante di Tenable: la capacità di rilasciare entro 24 ore dall'identificazione di una vulnerabilità critica il plugin, cioè l'interprete per identificare quella vulnerabilità. E questo è un elemento assolutamente importante e critico. Perché? Perché alla fine, se pensiamo a eventi quali Log4Shell, per esempio, eventi estremamente importanti, mediatici in qualche modo, in cui una volta pubblicati, immediatamente c'è stata la necessità di poter identificare se l'azienda era vulnerabile e dove era vulnerabile, per poter creare una strategia di contenimento e di mitigazione del rischio e riuscire ad avere questo tipo di informazioni in tempi molto molto rapidi grazie ai plugin Tenable è un vantaggio indubbio, e questo è uno dei fattori fortemente differenziati di Tenable nel rilascio, nell'attenzione verso il cliente, nel rilasciare questo tipo di informazione, questo tipo di capacità sulle nostre soluzioni. Nell'ambito IT l'idea è quella di gestire le vulnerabilità. Giusto per darvi anche qui qualche dato statistico, quando parliamo di vulnerabilità parliamo di un fenomeno che conta oltre 20.000 vulnerabilità nuove ogni anno. Quindi un numero assolutamente importante, ingestibile, fatemi dire. Dove una fotografia è un ottimo modo per partire, ma però non efficiente. L'idea è poter controllare costantemente la mia infrastruttura, e quello è quello che fa il Vulnerability Manager. Il problema però del Vulnerability Management, e nello specifico quello tradizionale, come lo definiamo, basato sul CVSS, che è un ottimo indicatore di mercato, quello è uno standard di mercato, il quale però ha un limite molto forte. Se noi guardiamo i due anni precedenti, oltre il 60% delle vulnerabilità, quindi di 20.000 vulnerabilità, e quindi stiamo parlando di più di 12.000 vulnerabilità, sono classificate come IO critical, un numero assolutamente ingestibile. Quello che Tenable è riuscito a fare ed ha introdotto nel mercato è un risk-based vulnerability management, cioè la capacità di avere un modello predittivo aggiornato quotidianamente per ogni vulnerabilità, per dirmi quanto quella vulnerabilità è di reale interesse rispetto a questo, in questo momento per gli attaccanti. Quant'è la probabilità su quella vulnerabilità? E questo vuol dire, partendo dal mio analisi delle mie vulnerabilità, riuscire a concentrarsi sul 5% di vulnerabilità, capire quali sono quelle vulnerabilità, a prescindere dal fatto che queste vulnerabilità siano critiche, high, medium o quant'altro, come classificazione, perché è evidente che se quella vulnerabilità ha delle condizioni tali per cui è attenzionata da un attaccante, perché magari è molto facilmente esploitabile, molto presente sui sistemi, l'esploit è disponibile ovunque, non richiede particolari condizioni tecniche, è evidente che la probabilità che quella vulnerabilità venga utilizzata magari per iniziare a compromettere uno o più sistemi. E questo modello predittivo che Tenable ha permette di identificare questo tipo di informazioni, di avere questo tipo di valore calcolato dai laboratori di Tenable, del Tenable Research, che quotidianamente mi dice da dove devo partire. E poi nel percorso riuscire a evolvere anche una piattaforma di Cyber Exposure Management. Quindi non vedere solo le vulnerabilità come punto di arrivo, ma riuscire anche a gestire il processo. Rispondere apparentemente a una domanda semplice. Oggi siamo al 30 di novembre, ma rispetto a 3 mesi fa io sono messo meglio o peggio?
Questa domanda è estremamente critica, perché se ci pensate vuol dire sto gestendo questo ambito oppure questo ambito è fuori controllo. Se la mia esposizione nel tempo sta migliorando, sta peggiorando o sta riducendo, di fatto vuol dire che questo mi dà evidenza se il mio investimento sta andando nella direzione corretta o meno. E questo è quello che riesce a fare Tenable con le sue soluzioni, la vedremo poi con Tenable One e quant'altro, riuscire a dare questo tipo di evoluzione nel tempo. Per cui una piattaforma che può essere un premio in cloud su Vulnerability Management, dove ci sono una serie di sensori che vengono utilizzati per raccogliere vulnerabilità. Nei sensori locali utilizziamo sonde attive, passive, agenti, che raccolgono queste informazioni, identificano queste vulnerabilità o misconfigurazioni. Ricordiamoci sempre che un sistema può essere vulnerabile perché non è stato patchato e quindi c'è una vulnerabilità, manca per esempio una specifica patch che copre una vulnerabilità, ma un sistema può essere vulnerabile anche perché la persona, l'operatore, non ha lasciato la misconfigurazione. Banalmente su quel sistema io potrei avere lasciato l'amministratore locale con una password debole, piuttosto che permettere l'esecuzione a script remoto, piuttosto che avere delle configurazioni che mi espongono quell'host a una vulnerabilità. E quindi la capacità di Tenable è di riuscire a raccogliere in maniera veloce, senza impatti sui sistemi, questo tipo di informazioni, riuscire a gestirle centralmente da una console, come detto può essere on-prem in cloud, con uguali funzioni, e avere visibilità di quello che sono le mie esposizioni e prioritizzazione. E la prioritizzazione diventa fondamentale perché all'aumentare dei numeri, se io mi siedo al tavolo con il team operation, con i team quindi che devono andare a rimediare, io ho migliaia di vulnerabilità. È evidente che diventa difficile gestire un processo efficace ed efficiente. Se io riesco a sedermi con loro, è vero che ho migliaia di vulnerabilità, però questo subset molto limitato è il subset veramente critico. È il subset su cui oggi devo, queste poche vulnerabilità sono quelle oggi è realmente a rischio, perché magari vengono utilizzate dal ransomware attuale in cui c'è una campagna, in questo momento The Wild, piuttosto che qualsiasi altro tipo di attacco conosciuto. E questo diventa fondamentale per riuscire a ridurre la mia superficie d'attacco del mio perimetro IT. E questo è quello che viene fornito dalla mia soluzione, come detto, Tenable.io con la console in cloud o Tenable SC con la console on-prem. Ma facciamo un ulteriore passo. Consideriamo la parte gli asset esposti su internet. E qui andiamo ad aggiungere un altro tassello dell'offering interno. Quando io faccio un'analisi di una rete interna, capire chi c'è online è relativamente facile. Potenzialmente io faccio una scansione, ma potrei fare anche un NMAP banalmente, so che in quella mia rete ho presente 100, 1000, 10.000 oggetti, 10.000 IP in cui ho qualcuno o qualche oggetto che mi risponde. Molto diverso è poter analizzare oggetti pubblicati. Quanti oggetti vengono pubblicati oggi dalla vostra azienda o dalla vostra entità che gestite? Questa domanda è estremamente complessa, perché a questa risposta tipicamente uno dice, beh, io ho questi IP pubblici, come la risposta. Ma oggi purtroppo con l'utilizzo di servizi cloud, di provider terzi, di servizi comprati in diversa modalità, spesso volentieri, il dominio dell'azienda è presente in altri oggetti. Considerate anche qui, se io oggi ho una campagna di marketing in corso, magari il marketing non è venuto a chiedere all'IT di rilasciare un nuovo portale per quel nuovo servizio che stiamo erogando, ma magari l'ha fatto direttamente su questa compagnia di marketing. Magari alcuni servizi li pubblico su AWS, Azure, GCP per esempio, o su un altro provider, quello che preferite, per cui anche lì spesso volentieri sfuggono questo controllo. O anche delle risorse che sono ulteriormente diverse. Pensate, per esempio, se nel mio perimetro, nella mia azienda, io ho qualcuno che apre un sito personale. Lui pubblica le sue foto del suo hobby preferito e quant'altro. Ma mentre lo fa, al posto di aprire un sito come paoloflorian.com o quello che preferite, dimentica o inavvertamente inserisce la mail aziendale. In quel momento capite che quella l'asset, benché sia intestato a me, pagato a me in realtà,
quell'asset è riconducibile all'azienda. E questo cosa vuol dire? Che se io impazzissi e iniziassi a pubblicare contenuti inadeguati, questo potrebbe avere un impatto sulla reputazione aziendale. E quindi essere in grado di identificare tutti quegli asset che sono miei o che sono riferibili a me, quei domini che, ma, di cui magari mi sono dimenticato perché sono registrati con la mia identità, con il mio numero di telefono, con la mia mail, piuttosto quei domini che sono riconducibili a me perché magari utilizzano la mia certification authority. E diventa importante per avere visibilità alla mia superficie attacco. E quello che fa Tenable SM è esattamente questo. Riuscire a avere visibilità e darmi visibilità di tutti quegli asset che la mia azienda espone. Avere visibilità di quali sono, dove sono appoggiati, come quale SN vengono utilizzati, quali IP hanno, che tipo di porte hanno aperte, che tipo di certificato raccogliamo per ognuno di questi oggetti, oltre fino a 150 metadati che possono essere utilizzati. Andiamo poi a creare una suggestion, cioè di fatto andiamo a consigliare altri domini che potrebbero essere riferiti a me, e quindi anche qui diventa importante nel mio caso capire quali sono questi domini e quindi capire se sono all'interno o meno del mio contesto. Pensate a un'acquisizione di una società, tipicamente viene acquisito il dominio principale, ma forse quella società magari ha altri domini, perché nascono da esigenze diverse, magari sono stati acquisiti nel passato e magari non più gestiti. Avere uno strumento che dice guarda che anche questi ulteriori domini sono per te importanti o sono riferibili a te diventa critico, e quindi riuscire ad avere visibilità della mia superficie attacco. Questo lo facciamo naturalmente in modalità totalmente non invasiva rispetto al cliente, perché alla fine lo strumento lavora con degli snapshot di internet dove andiamo a querare poi questo database, che è questo database immenso di informazioni, per capire dove la vostra organizzazione ha degli asset, dove la vostra organizzazione e il vostro dominio è presente, e quindi dando visibilità di quella della superficie esterna della vostra azienda. E lì, attraverso la stessa console, possiamo lanciare attività di analisi, quindi verificare le vulnerabilità, le debolezze di quel dominio pubblicato, di quell'entità pubblicato, verificare per esempio i certificati sono in linea, verificare per esempio se utilizzano protocolli adeguati. Non potete immaginare quanti siti si trovano ancora oggi che hanno SLV3 attivo o TLS1.0 attivo, entrambi deprecati, che tipicamente non dovrebbero più esserci, ma invece sono ancora attivi. E quindi capite che la gestione di questo ambito esterno diventa fondamentale, perché all'aumentare della complessità della rete, di soluzione del perimetro, oltre a quello interno tradizionale, avere visibilità alla superficie attacco è importante. Quello che fa SM e mi dà questo tipo di visibilità e lo fa domain-based, quindi in realtà ragionando su tutti quelli che sono i servizi che vado a esporre e mi permette di analizzare correttamente. Ulteriore pezzo, in realtà, l'ambito, che un'ulteriore analisi che tempo fa, è l'ambito OT. Come sapete l'ambito OT è un ambito estremamente critico, giusto per darvi l'idea, stiamo parlando del capannone dove c'è quell'ambito produttivo, delle reti di distribuzione per esempio, dove ci sono cicli di vita totalmente diversi. Nell'ambito IT un device ha un ciclo di vita di 3-5 anni mediamente, nell'ambito IT il device, che sono PLC e SCADA, hanno cicli di vita decisamente più lunghi. Tipicamente il ciclo di vita è finché produce soldi, questo in maniera molto banale, perché di fatto finché quella rete o quel semilavorato è conveniente per l'azienda, quello rimane. Per cui cicli di vita molto molto diversi, quindi sistemi che hanno una visibilità totalmente delle problematiche diverse, dove ancora oggi si trovano, dove l'autenticazione è un concetto non così semplice da applicare, dove la visibilità di quanti oggetti ho nell'ambito produttivo oggi manca. Mi sarà capitato di parlare con clienti cui devo iniziare un progetto T, quanti device hai? Non lo so, non ho idea. E quindi diventa difficile anche capire come mettere in sicurezza. Non sapendo esattamente, non avendo l'inventory corretto, è evidente che non si ha neanche idea di quali sono le vulnerabilità, quali sono le problematiche che un attaccante potrebbe utilizzare o quali sono le vulnerabilità che potrebbero essere impattate anche da un semplice
come dire, problema di qualche malware che si infila in questa rete. Abbiamo sentito tutti di quelle reti produttive bloccate per semplici malware. Perché? Perché non si aveva visibilità di quella che era l'esposizione, di quello che era il rischio presente, delle vulnerabilità presenti. E qui Tenable è una soluzione dedicata che ha un duplice approccio. Un approccio passivo, condiviso con altre soluzioni di mercato, dove andiamo a sniffare il traffico dell'ambito operation technology, andiamo a creare una mappa di comunicazione, una mappa comportamentale, che ci permette di capire chi comunica con chi, quali sono i flussi di comunicazione, quali sono i protocolli utilizzati e quant'altro, per tutti quei device che comunicano. Perché ho detto questa cosa? Perché nell'approccio passivo ci sono una serie di problematiche. Innanzitutto richiede tempo, richiede e ha costi mediamente elevati, perché devo andare a collegare tutti gli switch e sniffare tutto il traffico, e questo già di per sé stesso è complesso, perché non ho una visibilità. Non avendo un inventor, non è detto che io sappia quanti switch ho in quell'impianto, per esempio. Non tutti i device poi comunicano. Ci sono device per loro natura che sono stopped, backup, fault, e magari sono dimenticati. Per cui di fatto io in modalità passiva non avrò mai visibilità di quei device. Ci sono device che hanno più interfacce, che potrei interpretare non correttamente, perché di fatto quel device non riesco a riconciliare due informazioni, non sapendo magari la versione, non identificando correttamente la versione di quel device. Non è detto che sia in grado di capire quali vulnerabilità abbia quel device, non riesco a validarle. Sapere che quello è un Siemens S7 con un certo firmware mi permette di capire che quello ha quelle vulnerabilità della versione 2, non ha tutte le vulnerabilità di quel Siemens, di quella versione di Siemens. E questo è un altro elemento fondamentale. E avere anche visibilità, non si ha visibilità tra modalità passiva, delle modifiche fatte direttamente sugli apparati. Quello che caratterizza la soluzione Tenable è la parte di Active Query, una modalità proprietaria di Tenable, non invasiva, senza necessità di fare cambi sulla rete, senza impatto di performance o sull'operatività di questi device, per andare a querare quel mondo, andare a classificare quel mondo, capire che tipologia di device e andare a colmare tutti quei gap che la parte passiva non riesce a darmi risposta. Avere visibilità esattamente della configurazione, se è cambiata, per esempio, rispetto allo snapshot precedente, che tipo di firmware è presente, che tipo di setting è presente in quel device, quali sono le vulnerabilità applicate. E quindi avere una logica di nuovo di visibilità, di asset inventory corretto, di esposizione del rischio. Di nuovo, anche qui le vulnerabilità sono pensate e sono ragionate attraverso la priorizzazione di Tenable. E quindi non solo sapere che in quel device c'è una vulnerabilità CVSS10, ma sapere quanto quella vulnerabilità attraverso un modello predittivo di Tenable è oggi di interesse, è oggi rischiosa. Perché di fatto anche qui andare a pecciare quel mondo è molto molto complesso. Avere una logica di priorizzazione diventa ancora più critico, perché mi permette di costruire una strategia adeguata di protezione di quell'ambito e di riduzione del rischio. E quindi una soluzione che assolutamente va a aiutare i clienti in quest'ottica, in un ambito estremamente critico, dove strumenti tradizionali rischiano di fare dei danni, dove c'è anche la possibilità di averlo sia come soluzione, ma anche in modalità assessment, cioè avere una licenza di 30 giorni che permette di fare una fotografia per poter ragionare col cliente su quanti device ci sono, qual è la sua esposizione al rischio in quel momento, e quindi riuscire a costruire correttamente un percorso, un budget e quant'altro per poter mettere in sicurezza quell'ambito. E questo ambito di Tenable è un altro valore differenziante, la capacità di avere questo snapshot in maniera veloce. Considerate che la parte Active Query è utilizzata nel 95% dei clienti Tenable OT nel mondo in produzione, ed è parte integrante della licenza base. Questo è un elemento fondamentale, perché qui dimostra questo dato quanto quella funzionalità sia efficace e sia efficace in questi ambiti e non abbia impatti, perché questo è uno dei limiti spesso ventieri dei mal di pancia di questo ambito. Ma Active Query riesce a garantire questo tipo di visibilità in tempi rapidi e quindi gestire correttamente questo tipo di informazioni. Spostiamoci su un'ulteriore soluzione che fornisce Tenable, la protezione dell'Active Directory, la visibilità su quello che sono le problematiche Active Directory. Questo è un altro
ambito emergente dove gli attaccanti stanno sempre di più rivolgendo le loro attenzioni. E vi do un dato anche qui importante. Per esempio, nei ransom, da Ryuki poi, una delle modalità di escalation, cioè per ottenere di fatto dei privilegi tali per compromettere altri sistemi, oltre che l'utilizzo di una vulnerabilità, è stato l'utilizzo di una misconfigurazione di Active Directory. Da Ryuki in poi, adesso di fatto tutte le famiglie utilizzano questo tipo di modalità. E questo vuol dire andare a utilizzare uno strumento che ha oltre 20 anni, spesso 20 in azienda, che viene modificato quotidianamente. Ogni giorno c'è qualcuno che inserisce utente, cambia permission, cambia oggetti e relazioni all'interno dell'Active Directory. E capite quanti errori possono essere stati fatti nel tempo, in maniera consapevole o meno. E oggi sono tool automatizzati che permettono di identificare questi errori velocemente e riuscire poi ad andare a sfruttarli per ottenere dei privilegi tali per compromettere una rete. E quello che fa la soluzione Tenable è avere visibilità della superficie attacco anche in ambito Active Directory. Come lo fa? Lo fa in maniera totalmente non invasiva. Innanzitutto non facciamo nessuna modifica sugli Active Directory. Non dobbiamo installare nessuna sonda o agente. Semplicemente utilizziamo la replica di Active Directory per replicare l'AD sui nostri sistemi e fare tutta quell'analisi per avere visibilità del rischio dell'esposizione. Questa replica, tra l'altro, la facciamo con un'utenza standard. E questo dimostra quanto un'utenza standard può avere visibilità del mio Active Directory. Quindi qualsiasi persona, utente Active Directory, può chiedere una serie di informazioni Active Directory e Active Directory risponde in maniera molto trasparente. Queste informazioni possono essere utilizzate da un attaccante. E un'altra soluzione permette di avere visibilità massima, perché usando la replica siamo AD native, quindi non utilizziamo l'Event Viewer di Windows. L'Event Viewer di Windows è un ottimo strumento per tracciare alcuni eventi, ma ha una grande limitazione, devo andare a definirlo, settarlo correttamente. E spesso volentieri questo non accade. Non accade per motivi, magari per motivi diversi, anche magari per motivi di costi, di performance, perché più alzo l'Event Viewer, più di fatto avrò costi legati magari o problemi di performance di Event Controller, ma anche magari di elaborazione su un CM e quant'altro. Essendo noi AD native, non utilizziamo quello strumento, replichiamo tutto e abbiamo piena visibilità di cosa succede sull'Active Directory. E lo facciamo in real time, quindi uno strumento non invasivo, con la piena visibilità su quello che succede. E quando andiamo a monitorare l'Active Directory, innanzitutto andiamo a identificare tutta una serie di errori presenti nell'Active Directory. Errori su oggetti, su delega, su configurazione dell'Active Directory. Errori che possono essere identificati da un attaccante e sfruttati da un attaccante. Errori che un attaccante può utilizzare con tool automatizzati. Il limite cazzo del caso, per esempio, con dei tool o Rubeus, che sono tool utilizzati dai red team, ma non solo, ma anche dagli attaccanti, per poter compromettere l'Active Directory, avere visibilità di questi errori, avere visibilità quindi nella superficie attacco naturalmente priorizzando gli eventi, capendo quali sono quegli eventi estremamente critici, quali sono quelle configurazioni estremamente critiche. E questo viene fatto sul mio passato, magari identificando che le relazioni con altri domini, perché io potrei avere il mio dominio in trust con altri domini, e questi trust magari configurati non correttamente, perché magari un trust con un dominio esterno di test dove ho pochissime policy di sicurezza, se qualcuno ha accesso a quel dominio può fare delle modifiche sul mio dominio principale e quindi compromettere la mia rete. Ma questa identificazione di errori, di deviazioni è anche in real time. In questo momento, mentre noi stiamo facendo questo webinar, potrebbe esserci un operatore che sta definendo una nuova policy su Active Directory e magari sbaglia un flag, dà accesso per esempio a un folder estremamente critico mettendole un delet all come permission. E quindi capite che quell'errore è un'ulteriore superficie attacco e essere in grado di identificare anche in tempo reale questa cosa diventa fondamentale, perché riesco immediatamente a identificarlo, attenzionare il mio gruppo, il mio SOC, il mio sistema di incident management attraverso l'integrazione di un CM SOAR per poter andare a ridurre quella superficie attacco. Questo perché? Perché magari questa persona l'ha fatta in maniera inconsapevole, ma potrebbe essere qualcosa identificato. Quindi evidenza di quella che è la superficie attacco. E poi all'interno del Tenable D anche un motore di correlazione di attacchi complessi su Active Directory, di CCN, di C-Shadow, Passo Spray e quant'altro.
piuttosto che l'enumeration, per esempio, gli amministratori, c'è una serie di attività correlate che mi identificano delle attività anomale sui Active Directory. E questo diventa fondamentale perché, avendo la piena visibilità, riusciamo poi a aggregarle e forwardare queste più informazioni a un SIEM o un SOLV per essere gestite. E questo è un altro elemento fondamentale, perché quando attacchi specifici Active Directory, non sempre la visibilità che l'Event Viewer mi dà è sufficiente per identificare. E TenableD mi dà questo tipo di informazioni. Oltre a questo, TenableD mi mantiene oltre fino a 6 mesi di storia di tutte le modifiche, con il valore attuale e il valore precedente. È uno strumento potentissimo per poter fare investigazione a seguito di un incidente, capire cosa è cambiato, quali sono state le modifiche. E poi la top-up, cioè capire quali sono i percorsi d'attacco che un attaccante potrebbe utilizzare per poter andare a compromettere il mio Active Directory, quali sono i percorsi per cui il mio utente potrebbe diventare domain admin o application admin, per esempio, quale deviazione, quale errore potrebbe utilizzare. Quindi diventa fondamentale avere evidenza di questo ambito. Per cui uno strumento Active Directory, TenableD, che mi dà visibilità del mio Active Directory come asset fondamentale, considerate che è un asset trasversale, che abbraccia tutti quelli che sono i miei oggetti spesso in rete, sia su quelle che sono la superficie, sia su quella che è la superficie attacco, sia su quelle che sono gli attacchi in corso, e mi permette di fare investigazione in questo ambito. Lascio la parola adesso a Jacopo, che in modo da permettere di andare di proseguire la cosa. A te, Jacopo. Grazie Paolo, buongiorno a tutti, sono Jacopo Campobasso, Sales Engineer per Tenable per il Centro Sud Italia, e continuiamo in quella che è stata, diciamo, la presentazione di Massimo iniziale, poi portata avanti anche da Paolo, per quella che è la completa copertura d'attacco che Tenable si pone come obiettivo nel Vulnerability Management. E in questo approccio, in questa ricerca che abbiamo portato avanti negli ultimi anni, non poteva mancare una componente fondamentale, che è quella della web application. Da questo nasce Tenable WAS, quindi la possibilità di integrare Tenable WAS anche in Tenable IO, che è la nostra piattaforma, come diceva precedentemente Paolo, di Vulnerability Management, con la stessa filosofia e lo stesso approccio tecnologico che Tenable ha sempre adottato negli anni, ovvero effettuare una fase di discovery che permetta di fornire al cliente la completa visibilità degli asset, degli oggetti, in questo caso delle web application, su cui poi poter andare a fare un'analisi approfondita che porti a un processo di vulnerability management e di prioritizzazione delle vulnerabilità. Quindi lo stesso approccio viene adottato anche per la componente di web application. Da questo nasce appunto la soluzione di Tenable WAS. Vediamo se riesco a controllare il PC. Vai Jacopo, per avere il controllo. Ok, scusate l'inconveniente, da queste esigenze che i clienti si trovano ad affrontare oggigiorno, quindi il 43% degli attacchi ad oggi vengono sfruttati tramite delle web application, sono dati ufficiali ovviamente, aumenta notevolmente la capacità di sviluppo nella componente di web application nei clienti, quindi strutture dedicate alla scrittura di web application. Considerate che negli ultimi anni sono state deployate milioni di web application, che di conseguenza hanno portato a milioni di vulnerabilità e criticità legate al mondo web application. Una complessità di gestione della superficie d'attacco, che come abbiamo visto con Paolo e vedremo successivamente, aumenta a dismisura con diversi ambienti da dover proteggere e soprattutto diverse skill, diverse abilità necessarie nel fare security in diversi ambienti. È accresciuta notevolmente la capacità di sviluppo della componente web application, ma non sempre è andata di pari passo la capacità di fare security all'interno delle web application.
I cosiddetti silos, ovviamente anche all'interno del mondo web app, chi fa sviluppo molto spesso non comunica o non condivide le informazioni con il team di security, che molto spesso si ritrovano a fronteggiare nuove web application che vengono rilasciate sempre più velocemente, sempre più celermente, senza adottare delle politiche di sicurezza che rispettino gli standard, le best practice o anche semplicemente le politiche di sicurezza aziendali. Quindi tutte queste sfide portano sempre di più a dei gap in termini di security, ma soprattutto una difficoltà oggettiva di fare security all'interno del mondo web application. Da questo nasce quindi Tenable WAS, la nostra soluzione dedicata al mondo web app, capace di integrarsi, come vi dicevo prima, nativamente con Tenable.io. Siamo in grado di fare automaticamente un sitemap completo di quella che è la web application, siamo in grado di fornire visibilità di tutti gli asset, di tutti gli FQDN presenti all'interno del mondo web app, ma soprattutto siamo in grado di evidenziare tutte quelle che sono le misconfiguration o le vulnerabilità per fare poi una fase di remediation, per andare quindi a mitigare ed abbattere il rischio aziendale anche in questo environment. Ovviamente c'è la possibilità di integrare l'esposizione di questi dati tramite dashboard, tramite report, tramite alert, notifiche, integrazioni con il resto dell'ecosistema, come vi mostrava nell'apertura Massimo. L'obiettivo di Tenable è sempre quello di far parte dell'ecosistema del cliente in modo tale da migliorarne i processi di security. E l'obiettivo di Tenable nel mondo web application è quello di fornire out of the box di default la possibilità di prioritizzare le vulnerabilità riscontrate affinché ci si focalizzi su quelle più impattanti e su quelle più critiche all'interno della mia organizzazione. Per questo viene incluso out of the box nella soluzione, nella licenza di Tenable WAS, quelle che sono le top 10 categories OWASP, quindi un progetto di security che ormai è diventato uno standard, un punto di riferimento, che out of the box viene calcolato con tutta una serie di check e best practice che vengono eventualmente evidenziati laddove ci fossero delle violazioni. Quindi automaticamente capire quali sono quelle violazioni, quelle misconfiguration o quelle vulnerabilità più impattanti e più critiche all'interno della mia organizzazione. L'obiettivo è sempre quello di andare a contestualizzare il dato specifico all'interno dell'azienda di riferimento, quindi non più un valore generico globale, ma un dato che viene calato effettivamente all'interno della mia infrastruttura, all'interno della mia organizzazione. Siamo in grado quindi di calcolare questo tipo di analisi sulle web application sia nella fase di sviluppo che una volta che queste vengano rilasciate in produzione. Quindi c'è sempre l'obiettivo di monitorare l'intero ciclo di vita di un'applicazione, vedere effettivamente in fase di sviluppo, in fase di scrittura del codice, che questa sia compliant con quelle che sono le normative o semplicemente le politiche di sicurezza che io voglio applicare all'interno della mia azienda, e verificare poi anche realmente live in produzione che non ci siano modifiche o che queste applicazioni che poi vengono rilasciate non creino delle vulnerabilità o delle nuove criticità. E quindi, ricapitolando i benefici della soluzione Tenable WAS, sono innanzitutto un utilizzo semplicissimo tramite degli scan nativi illimitati che possono essere utilizzati nel mondo web app, che ci permettono, come vi dicevo, di fare un completo sitemap di tutta l'applicazione, basandosi su quelle che sono non solo i CVE di terze parti e tutte le vulnerabilità note e sconosciute, ma basandosi anche su template preconfigurati come può essere l'OWASP, per esempio. La possibilità immediata di fornire dopo pochissimi minuti già dei risultati oggettivi con un numero di falsi positivi bassissimo, mi rifaccio anche a quanto diceva prima Paolo, siamo riconosciuti dagli analisti ed esperti di mercato leader oggi come oggi sul basso numero di falsi positivi che identifichiamo, e soprattutto avere una visione globale ed unificata del mondo web application con il resto dell'infrastruttura. Quindi l'integrazione con Tenable.io ci permette di unificare le viste del vulnerability management con il mondo web application. Andando avanti nella copertura d'attacco che Tenable si prefigge come obiettivo di andare a coprire, non poteva mancare ovviamente la componente cloud.
componente cloud che prende, ha preso sempre più piede, di questo ovviamente siamo contenti per tutta una serie di motivazioni che ben conosciamo, ma di conseguenza comporta un nuovo approccio in termini di security. Come detto per le web application, c'è un forte utilizzo di quelle che sono le risorse cloud, la velocità e la celerità dello sviluppo di un'istanza cloud, che è ovviamente un vantaggio, comporta anche un numero di rilascio di nuove risorse importante e quindi in termini di security è sempre più difficile tenere il passo. Molto spesso anche in questo caso non c'è comunicazione tra chi chi si occupa della parte di sviluppo e chi deve poi occuparsi della security. C'è molto spesso una mancanza in termini di security, si tende a pensare che il provider cloud debba occuparsi della security all'interno del cloud, ma non è così. L'oggettiva responsabilità all'interno del cloud è del cliente, quindi è assolutamente in carico al cliente prendersi la responsabilità di quello che è all'interno del cloud e di ottimizzare il processo di security all'interno del cloud. Quindi questa superficie d'attacco in continua espansione, che è quella del cloud, la difficoltà di comunicazione tra chi fa security e chi fa sviluppo, la necessità sempre più imminente di diventare proattivi piuttosto che reattivi di fronte ad una criticità all'interno del cloud, la necessità di andare a mettere in sicurezza la parte di sviluppo, di DevOps, quindi la componente di pipeline, prima che queste vengano rilasciate. Queste necessità ci hanno spinto a deployare quella che è la soluzione Tenable Cloud Security, un'istanza nativamente integrata con AWS, Azure e Google Cloud Platform, completamente agentless, e lo vediamo tra poco, che ci permette di andare a fare analisi di tutti quelli che sono gli oggetti, le risorse, workload all'interno del cloud, ma soprattutto ci permette di monitorare e tenere costantemente sotto controllo l'intero ciclo di vita di una risorsa cloud. Siamo l'unica soluzione di vulnerability management SynApp, quindi completamente cloud native. Siamo in grado di monitorare l'intero sviluppo e rilascio di un'istanza di una risorsa cloud dalla fase di sviluppo, quindi dalla parte di infrastructure as a code. Siamo in grado di capire se effettivamente quella risorsa che stiamo configurando è compliant con quelli che sono i framework, i benchmark o le best practice o le politiche di sicurezza aziendali. Di default ci sono più di 1400 template di policy preconfigurati out of the box che vanno a controllare tutto quella che è la componente di workload, risorse ed oggetti del cloud del cliente, ma soprattutto siamo in grado anche di verificare che una volta in runtime queste istanze e queste risorse cloud non subiscano modifiche, quindi cosiddetti drift. Siamo in grado di monitorare real time se ci sono delle modifiche rispetto ad un'istanza cloud che era stata controllata e monitorata in fase di sviluppo. Qualora fossero evidenziate delle modifiche che apportano delle misconfiguration, delle nuove vulnerabilità o delle criticità impattanti, automaticamente generare tutta una serie di alert, notifiche degli alert da un punto di vista grafico sulle dashboard e sui widget per notificare immediatamente che c'è stata una modifica, un drift tra la nuova configurazione in runtime e quella invece iniziale in fase di sviluppo. Tutto questo processo ci permette di essere completamente in grado di andare a coprire tutto il ciclo di vita di una risorsa cloud e, come vi dicevo prima, in modalità agentless, quindi non c'è alcuna necessità di installazione di agent. Tramite capacità di effettuare degli snapshot nativamente siamo in grado di monitorare le differenze e quotidianamente verificare che le istanze, le risorse cloud in produzione e runtime non abbiano subito delle modifiche rispetto alla fase di sviluppo. Quindi l'intero ciclo di vita dalla fase di sviluppo alla fase di runtime monitorato automaticamente e real time per fornire al cliente la possibilità di effettuare dei security all'interno del cloud con degli automatismi che ci permettono innanzitutto di innalzare tra virgolette qualitativamente parlando l'efficacia del lavoro svolto,
ma soprattutto ci permette anche di ottimizzare le risorse che si trovano a fronteggiare sempre più soluzioni, sempre più ambienti, dove però è sempre più necessario, lo diceva Massimo in apertura, andare a fare security per garantire alla propria infrastruttura, alla propria organizzazione, una copertura a 360 gradi di quella che è la nuova e moderna superficie d'attacco. Per concludere, quello che è il viaggio tecnologico e non solo, ma anche aziendale di Tenable, che non è un punto d'arrivo ovviamente, ma è semplicemente un punto di partenza, abbiamo nel corso degli anni ampliato quella che è la nostra copertura tecnologica in un ambito di vulnerability management, andando a coprire sempre più environment, e li abbiamo visti. Abbiamo dato una panoramica generale di quelle che sono le soluzioni che offre ad oggi Tenable nel proprio portfolio, ma ci mancava una piattaforma centrale, e quindi da qui la necessità di studiarla e deployarla ad oggi ufficialmente sul mercato nasce Tenable One. Che cos'è Tenable One? È, diciamo, il processo che ci ha portato a calcolare quello che inizialmente era soltanto un, permettetemi il termine, banale vulnerability assessment, trasformatosi poi in un processo di vulnerability management che ad oggi diventa sempre di più un processo di cyber exposure management. Quindi la possibilità di non focalizzarsi più semplicemente su quelli che sono il CVE o il CVSS di partenza, la severity, ma focalizzarsi su tutto quello che è la nuova superficie d'attacco, quindi andando a considerare dal mondo Active Directory piuttosto che il mondo industrial, il mondo cloud, il mondo tradizionale IT, le eventuali convergenze tra i vari ambienti, per capire effettivamente quanto sono esposto a livello globale, aziendalmente parlando, e soprattutto fornire tutta una serie di analisi avanzate che vediamo tra pochissimo, che permettono al cliente anche di migliorare ed aumentare ulteriormente il proprio processo di security, completamente all'interno della propria azienda in modalità trasversale su tutti gli ambienti che ad oggi ci troviamo a mettere in protezione. Quindi da questo nasce Tenable One, che va a raccogliere tutte le soluzioni che abbiamo visto fino ad ora. Tutte le soluzioni vengono centralizzate all'interno di un'unica piattaforma in cloud, ma è bene sottolineare che comunque Tenable si pone come obiettivo quello di mantenere il consolidamento e lo sviluppo e il miglioramento ovviamente di quelle che sono le proprie soluzioni sia in cloud che on-prem. Ad oggi Tenable One è in cloud, ci permette di associare, come vi dicevo, tutte le soluzioni ad oggi esistenti in modo tale da avere un'unica console di gestione, la centralizzazione del dato, non dover saltare tra una console e l'altra, non dover fruire di diverse e troppe forse soluzioni che richiedono skill e know-how differenti, eccetera, eccetera. E on top a tutto questo abbiamo aggiunto un ulteriore layer avanzato di analisi, e sono questi tre tasselli che vedete in alto. Abbiamo aggiunto l'exposure view, l'attack path analysis e l'asset inventory che vediamo tra pochissimo. Quindi Tenable One si pone come obiettivo quello di diventare la piattaforma centrale console unica di Tenable che possa permettere al cliente di gestire tutti gli ambienti a proprio piacimento. C'è da un punto di vista di licensing un unico asset generico che va licenziato, che può essere ad esempio un asset, un server IT tradizionale, piuttosto che una risorsa cloud, piuttosto che un FQDN di una web application, piuttosto che un utente AD. Indifferentemente vengono comprate licenze per asset, che siano esse di un ambiente industrial piuttosto che Active Directory, viene considerato allo stesso modo all'interno di Tenable One. Si avrà un'unica pagina, diciamo, di accesso, una landing page unica, unificata, che ci permetterà di switchare tra una soluzione e l'altra, quindi un'unica piattaforma di gestione che ha collezionato insieme tutte le nostre soluzioni presenti nell'offerta, quindi si ha la possibilità di gestire anche quella che è l'operatività quotidiana in maniera molto più efficace e celere, senza dover saltare tra una console e l'altra. E come vi dicevo, abbiamo aggiunto tre tasselli fondamentali. Quindi, oltre a tutto quello che vi abbiamo raccontato fino ad ora, abbiamo aggiunto quello che è l'asset inventory, un asset inventory completo di tutte quelle che sono le informazioni raccolte e discoverate in tutti gli ambienti e tramite tutte le soluzioni Tenable. Quindi si ha la possibilità di avere
una visibilità completa di tutti gli asset presenti nel vulnerability management tradizionale, di tutti gli utenti AD, di tutte le risorse cloud, di tutte le web application in un'unica console, in un'unica pagina. Questo è fondamentale da un punto di vista di visibilità e conoscenza. Non si può mettere in sicurezza qualcosa che non si conosce. Quindi primo tassello importantissimo, utilissimo anche da un punto di vista di censimento, di auditing, di troubleshooting, di ricerca dell'informazione. Considerate che questo asset inventory viene automaticamente aggiornato sulla base di quelle che sono le scansioni, le analisi quotidiane che Tenable fa. Quindi a tutti gli effetti diventa probabilmente l'asset inventory più completo e più aggiornato all'interno dell'infrastruttura del cliente. Secondo tassello importantissimo, l'attack path analysis, quindi la possibilità di capire tramite percorsi d'attacco sfruttabili o meno come una criticità, come una vulnerabilità può essere sfruttata. Quindi fare il merge di tutte le informazioni presenti nei vari ambienti e capire se c'è la possibilità di sfruttare direttamente o indirettamente una o più vulnerabilità. Questo ci permette di aggiungere un ulteriore fattore nel calcolo della vulnerabilità e della prioritizzazione della criticità di quella vulnerabilità, permettendo quindi al cliente di focalizzarsi sempre di più sulle criticità più impattanti all'interno della propria infrastruttura, un dato che viene sempre più contestualizzato all'interno dell'organizzazione, conoscendo l'intera superficie d'attacco. Ultimo, ma non ultimo per importanza, la Cyber Exposure Score. Abbiamo aggiunto questo ulteriore tassello che ci permette di capire come siamo messi attualmente, quanto siamo esposti, come ci stiamo comportando negli ultimi 3, 6, 9 mesi nell'anno in corso, qual è il trend delle nostre attività, quante vulnerabilità sono state rilevate all'interno della nostra azienda e quante effettivamente invece sono state patchate o mitigate, quanto siamo in difficoltà rispetto alla reale necessità aziendale e quindi la possibilità probabilmente di richiedere nuove risorse o probabilmente di ottimizzare al meglio il lavoro svolto, quanto mi focalizzo su quelle che sono realmente le vulnerabilità più impattanti e quindi, come dire, diminuisco la quantità e la mole di lavoro ma innalzo ed aumento la qualità del lavoro svolto. Tutta una serie di esposizione del dato che automaticamente viene collezionato ed evidenziato per poter fornire anche dashboard e reportistica molto più mirata a quelle che sono le esigenze aziendali, anche in termini di ritorno dell'investimento, nuovi investimenti, capire dove focalizzare le proprie risorse, anche in termini economici, sulla base di dati che vengono raccolti automaticamente, giorno per giorno, sull'intera superficie d'attacco e sull'intera organizzazione del cliente stesso. Quindi, per concludere, la necessità di rilasciare una piattaforma unica centrale ad oggi è realtà, con Tenable One, la possibilità di collezionare tutte le soluzioni che abbiamo visto con lo stesso identico approccio che Tenable porta avanti negli anni, andare a fare una fase di discovery per fornire visibilità e consapevolezza e conoscenza di quello che c'è all'interno dell'infrastruttura, su questa fare un'analisi approfondita e capire quali sono le misconfiguration, vulnerabilità, criticità, andarle a prioritizzare, quindi permettendo al cliente di focalizzarsi e di indirizzare gli sforzi e l'effort su quelle criticità più importanti e più urgenti da fissare immediatamente e soprattutto aggiungere a tutta questa attività tutta una serie di integrazioni per comunicare e condividere questi dati ed innescare tutta una serie di processi di security con degli automatismi tali per cui tutto l'ecosistema all'interno del cliente venga coinvolto automaticamente andando a focalizzarsi su quello che rimane sempre l'obiettivo principale di Tenable, ovvero andare a ridurre il rischio globale aziendale in termini di sicurezza. Io a questo punto lascio la parola a Giuseppe. Grazie. Grazie mille Jacopo, grazie anche a Paolo. Allora, vi condivido oggi più che parlarvi di quello che ad esempio il Power Lab dove stiamo ospitando in questo momento un'istanza di Tenable SC, quindi la piattaforma
la piattaforma on-prem di Vulnerability Management di Tenable. Vi volevo fare un esempio di quella che è la potenza del prodotto messa a fattor comune con le altre soluzioni. Quindi nell'esempio che vedremo in questi minuti, poi cercherò di essere quanto più conciso possibile per far lasciare spazio alle vostre domande che stanno arrivando. L'esempio che vi voglio presentare di integrazione tra la piattaforma Tenable SC, potrebbe essere Tenable IO, e ad esempio il Next Generation Firewall FortiGate. In che modo andiamo a integrare le due soluzioni? In che modo l'intelligenza Tenable riesce a darci valore aggiunto su quello che è il nostro parco installato FortiGate? Una delle feature di cui abbiamo parlato, di cui hanno parlato sia Paolo che Jacopo, appunto, è la parte di auditing. Auditing che all'interno del mondo FortiGate possiamo vedere come l'auditing a livello della configurazione che ha questo FortiGate. Quindi come possiamo andare a configurare una semplice operazione di auditing della configurazione dei nostri FortiGate? Abbiamo tutta una serie di template e in questo, per farvi una demo completa hands-on, il tempo sicuramente è tiranno, ma partiamo dalla parte di template, appunto, dell'auditing. Andiamo a ricercare uno tra gli n.000 template che abbiamo in questo senso. Troviamo diversi template che ci danno un'idea o della configurazione o della compliance verso delle policy standard tipo CIS, tipo DISA in questo caso. Tutte queste template di auditing sono tra l'altro liberamente, il template è liberamente scaricabile, si cerca su Google audit template FortiGate e si trova, si arriva a che cosa? Si arriva ad un file testuale come quello che potete vedere in questo momento, che va a dare tutta una serie di specifiche. Che cosa devo andare a controllare? Questo è il template di partenza, adesso vedremo che livello di dettaglio riesce a darci, ma e qui mi rifaccio invece a quando si diceva Tenable con Nessus nasce open source, nasce aperto con le terze parti. Possiamo sfruttarlo creando un template custom per andare a ricercare qualsiasi cosa all'interno, ad esempio, della configurazione di un FortiGate. Quindi non solo per una parte di compliance ufficiale, ma anche a livello di configurazione. Quindi entrando più nel gergo, potremmo andare a vedere quali FortiGate all'interno di un parco che abbiamo all'interno del nostro Tenable hanno l'SD-WAN attivo, per esempio, hanno delle policy root. Okay? Questo ci permette di effettuare una ricerca puntuale su tutta una serie di configurazioni, appunto. Quindi noi potremmo banalmente andare a modificare o ad aggiungere un elemento, un custom item, andando a ricercare, utilizzando la stessa logica che vediamo nei template pronti, e dandola in pasto a una scansione di tipo auditing, scansione che noi per comodità abbiamo già fatto, abbiamo creato appunto una policy che va a includere quelle compliance che abbiamo visto prima, best practice, DISA e CIS, abbiamo creato una scansione e possiamo vedere una scansione che richiama ovviamente la policy, possiamo vedere a colpo d'occhio quali sono i risultati all'interno degli scan results che abbiamo ottenuto tramite questa scansione di auditing. Vediamo che ci sono diversi positivi per Severity. Severity ovviamente censita all'interno di quel template che abbiamo visto prima, quindi high, medium, low. Vediamo qual è il risultato per capire l'importanza di questo tipo di check all'interno di un
di un vulnerability management maturo, così come la soluzione Tenable. Vediamo ad esempio questa entry. Tenable, mediante la connessione tramite SSH ovviamente, quindi è andato a prendere senza scrivere, ma è andato a visionare quella che è la configurazione del nostro Next Generation Firewall, è andato a cercare se in questo caso è attiva la scansione antivirus euristica e ci dice qual è il valore che ci aspettiamo, ovvero che sia attivo, ma anche il valore attuale. In questo caso no context found significa che questa configurazione non è attiva e quindi ci dà anche modo di capire a posteriori quale sia il comando da dare per attivare per essere poi compliant. Possiamo, questo sia per le regole di compliance sia per le varie vulnerabilità che andiamo a ricercare con questo strumento, anche decidere di accettare il rischio, perché questa è una configurazione che noi abbiamo deciso che sia così, quindi non darà più un positivo in una nuova scansione. Come questa ce ne sono tantissime altre che ricalcano configurazioni di best practice date direttamente da Fortinet per i suoi prodotti, piuttosto che dallo standard CIS, così come abbiamo visto. Ad esempio questo grace time dell'SSH ci dice che di default è 120, ma un valore ottimale è minore o uguale a 30 secondi. Qua ad esempio nella full configuration trova che il valore settato è 120, quindi non è ottimale e dovremmo andarlo a modificare. La modifica, quindi la remediation, non è compito di questa soluzione, ma è compito a quel punto del network administrator, del security administrator, che mediante FortiGate o FortiManager andrà a sistemare la configurazione. Questa scansione, i risultati di questa scansione, come possiamo renderli? In questa maniera dettagliata, andando a vedere nella singola scansione che cosa è venuto fuori, abbiamo una, uso un termine da sommo poeta, svalangata di dashboard anche customizzabili che ci riportano le stesse informazioni, meno nel dettaglio, più raggruppate, sia in questo executive summary, piuttosto che abbiamo una dashboard già prefatta da Tenable e che va incontro appunto a questi check di auditing del FortiGate. Abbiamo anche e soprattutto la possibilità di crearci dei report. Anche qui ci basta cercare Forti asterisco e troviamo dei report prefatti che possiamo poi utilizzare come template per crearci dei report customizzati eventualmente, piuttosto che possiamo direttamente customizzare il report che abbiamo scelto di fare e esportarlo ad esempio in un file PDF che possiamo poi inviare al nostro cliente o al nostro interno e che riporta appunto i dati che abbiamo visto prima. Quindi io non voglio rubare troppo spazio alla sezione di domande e risposte. Chi vuole cominciare a leggere le domande? Paolo, Elena? Grazie Giuseppe, ci riuniamo qua, si avvicina anche Massimo qua con noi, così vediamo se riusciamo. Sì. Ok, allora sono arrivate un po' di domande, perché questa lunghissima carrellata su questi temi di assoluta attualità ha suscitato molto interesse, quindi innanzitutto grazie a tutti i relatori. La prima domanda è la seguente: le soluzioni sono on-premise o in cloud? Rispondere più una domanda tecnica, le soluzioni possono essere in cloud o on-prem, di fatto supportiamo entrambi gli ambienti, nel senso che Tenable ha sempre avuto questa strategia di supportare le sue soluzioni in entrambi i contesti in cui risorta, quindi andiamo a coprire quegli ambiti dove l'utilizzo di servizi cloud, quindi una console esterna all'azienda non è gradita. La parte di assolutamente andiamo a gestire anche contesti hard-gapped, quelli particolarmente critici, dove
c'è la necessità di non avere nessun tipo di connettività verso internet anche per scaricare gli aggiornamenti. Questo è un altro elemento distintivo di Tenable, quindi potete gestire quegli ambiti in maniera efficiente con le sue soluzioni, quindi on-prem, cloud, air gap, il centro di risorsa e embedded in soluzioni senza particolari costi di startup, perché alla fine è semplicemente la differenza dove viene installata la console poco cambia. Quindi massima flessibilità e possibilità di scelta. Ok, un'altra domanda è: quali sono gli ambienti coperti da Tenable Cloud Security? Cloud Security copre nativamente AWS, GCP e Azure come i tre ambienti principali, quindi tre che sono i provider principali, dove andiamo a fare tutta l'analisi sia per la parte agentless, quindi come dire, la parte IaaS, sia per la parte di public cloud, quindi per gli oggetti diversi da workload, container, serverless e quant'altro che sono emergenti in questo ambito, in questo periodo, attraverso delle IAC scandal. Certo. E in tutto questo come si inserisce nell'offerta Tenable Nessus? Nessus è, come dire, da dove siamo nati come Tenable, però è uno strumento, un ottimo strumento per fare una fotografia, però capiamo bene che con 20.000 vulnerabilità all'anno, quindi con una situazione di esposizione che è in continua evoluzione, avere una fotografia oggi non è più efficiente, perché di fatto nel tempo in cui faccio la fotografia, al di là poi di ulteriori considerazioni sulla complessità dell'infrastruttura, che spesso non rende così facile fare una fotografia in un secondo, c'è un secondo problema, appunto, che quella è una fotografia nel tempo in cui l'elaboro, lo propongo al cliente e gli do evidenza di vulnerabilità, non mi dà un risultato efficiente. Quello che Tenable, quindi quello è un ottimo strumento di assessment, l'idea è quella di avere attraverso le soluzioni Tenable prioritizzazione, flessibilità alla raccolta, velocità alla raccolta, integrazione con gli altri strumenti, le oltre 100 integrazioni native sono un altro elemento distintivo, per cui per quei clienti, per le fatture che vogliono continuamente avere visibilità al loro rischio, nell'evoluzione di come sta evolvendo, capendo da dove partire, la soluzione Tenable è di fatto quella che può aiutarvi, Nessus, come detto, un'ortografia per avere magari uno startup, però di fatto poi non è vulnerability manager, perché manca tutta questa possibilità di raccontato. Certo. E adesso poi invece sono arrivate due domande sul licenziamento della soluzione. Quindi come Tenable licenzia le differenti soluzioni, in particolare Tenable One? Allora, Tenable, come avete potuto vedere, ha tecnologie diverse, queste tecnologie hanno dei licenziamenti diversi. Vulnerability management dalla parte on-prem si basa per IP, vulnerability management in cloud si basa per asset. Guardiamo la componente web application scanning, full qualified domain, quindi gli oggetti esposti come full qualified. Attack surface management si basa su oggetti esposti, tutti i nostri oggetti che noi non conosciamo, che sono esposti nel cloud attraverso un'analisi fatta da Tenable. Cloud security, workload e container sono tipicamente gli strumenti che vengono utilizzati per l'analisi delle licenze, ed infine la componente di Active Directory, anzi perdonati, Active Directory con la componente di analisi per utente, quindi lo user è il metodo di licenziamento, e OT sempre per asset. Come questo si sposta nell'ambito invece di Tenable One? Tenable One semplifica tantissimo, si basa per asset. Quindi per tutte le tecnologie che noi vogliamo inserire all'interno della piattaforma, Tenable One, Cloud Security, se siano Vulnerability Management, Active Directory, la componente di Attack Surface Management, per ognuna di esse il licenziamento si basa per asset. Ancora di più, Tenable One permette di spostare gli asset da un'area ad un'altra, quindi da una componente tecnologica ad un'altra, secondo il bisogno, senza dover effettuare dei cambiamenti all'interno della licenza acquistata. Ok, chiaro. E una domanda molto interessante è: qual è il target primario di cliente finale, inteso come dimensione o tipologia di utente finale? È una domanda molto interessante. Allora, c'è da dire che la maturità del mercato, se vogliamo, quindi dei clienti, dà una risposta. Tipicamente abbiamo visto che il mercato del cliente enterprise è quello che affronta prima le esigenze e le soluzioni proprio per un bisogno dell'azienda. E quindi si comincia ad aprire a costruire un mercato nel mondo del mercato. Però è altrettanto vero che la maturità dell'ultimo periodo nella richiesta delle esigenze e soluzioni di vulnerability management è arrivata anche dall'area del commercial o dai clienti che sono nella fase intermedia tra SMB e commercial. Oggi Tenable di fatto risponde a
tutti i clienti, dall'enterprise al corporate commercial fino ad esempio. E tutto questo è dato dalla comprensione della maturità dell'azienda nel comprendere che la cyber security è un elemento chiave nella sicurezza certamente, ma anche nel business dell'azienda, è quello che è il loro business e il loro core. Assolutamente. Aggiungo una cosa che è importante in questo ambito, noi andiamo a ridurre la superficie attacco e questo diventa fondamentale in queste aziende, perché tanto qui lascio aperte le porte, tanto qui la probabilità di essere di avere una problematica di sicurezza diventa fondamentale, quindi se questo da ogni livello, riuscire a capire dove è il problema, dove sono i problemi e ridurli, mi aiuta molto a mettere in sicurezza l'infrastruttura. E ultimissima domanda, avete un programma MSSP? Sì, assolutamente sì. Tenable ha un programma MSSP per tutti i partner che si avvicinano e diventano partner tecnologici. Tenable affianca quello che è la partnership, il percorso di collaborazione con l'azienda, con tutta una serie di regole che vengono affrontate in una discussione, un approfondimento che possiamo portare avanti. Perfetto. Grazie, quindi grazie a tutti i partecipanti per il tempo che ci avete dedicato, grazie ai nostri relatori amici di Tenable, Giuseppe lo salutiamo in remoto e il nostro system engineer che grazie al supporto del nostro Power Lab è in grado di fare demo di Tenable, ma soprattutto come avete visto anche le integrazioni con terze parti. Avevamo anche una slide finale con i vari contatti, vi invito quindi a contattarci se avete domande, se avete bisogno di ulteriori informazioni, se volete magari fare un approfondimento, e quindi proporre magari la soluzione Tenable ai vostri clienti. Vediamo un attimo di perché c'è ancora il controllo. Ah, okay. C'è ancora il controllo. Giuseppe, se voglio il controllo, pubblichiamo la slide con i contatti, così lasciamo anche dei riferimenti. Arrivo subito. Ok, provate adesso. Ok, perfetto. Quindi abbiamo qui, potete trovare sia i contatti Tenable che il mio contatto, il contatto del mio collega Lorenzo Gentile, che insieme a me segue lo sviluppo del business Tenable per Exclusive in Italia. Grazie Elena, grazie al team Exclusive e grazie a tutti da parte del team Tenable Italia che oggi vi ha visto partecipare numerosi a questa sessione. Ci auguriamo di rivederti presto. Un saluto. Grazie a tutti, saluti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.